Ma il bene esiste ancora? Se lo chiesero quasi 40 anni fa, era il 1979, gli allora bambini della classe quarta elementare con le loro maestre Duse Lemetti e Alma Castelvecchi. Chissà se a tanto tempo di distanza avranno avuto la loro risposta. Certo è che da lì prese spunto e nacque la fiaccolata di Gallicano, divenuta poi con il tempo anche la fiaccolata della Valle del Serchio. Oggi l'ora X è fissata per le 17 di venerdì. Gallicano si prepara ancora una volta, per la 39esima volta, ad ospitare la fiaccolata natalizia della Valle del Serchio. Negli anni la manifestazione è cresciuta, ma non ha perduto il proprio fascino, proponendo un programma ricco di eventi. È invece praticamente impossibile citare tutte le associazioni del territorio coinvolte nell'iniziativa. Come dicevamo, la storia ci racconta che tutto nacque da quella classe elementare e dalle loro maestre. La storia ci racconta, il resto è storia. È il frutto della partecipazione di migliaia di persone che con generosità in questi 38 anni hanno saputo costruire anno dopo anno il più grande evento di solidarietà della Valle del Serchio. È una festa della solidarietà che partirà dalle ore 17 con l'apertura degli stand enogastronomici. Si andrà poi alle 19 con la fiaccolata in memoria di Vanessa e a partire dalle 20 con il saluto delle autorità e del nostro vescovo partirà la tradizionale fiaccolata natalizia. Tra i momenti clou della fiaccolata 2018 ci sarà il conferimento della cittadinanza onoraria di Gallicano al forte atleta non vedente Stefano Gori, pluricampione italiano paralimpico di atletica leggera. Infine, dopo il saluto e la benedizione, alla presenza di tante autorità civili e militari, come per magia le luci si spegneranno. A quel punto rimarranno accese solo le fiaccole ad illuminare Gallicano per la 39esima volta. Ma il bene esiste ancora?